spettacolo. Com'è? Ma spettacolo! Sono troppo contento, veramente uno spettacolo. Ciao, sono Vittorio di vivalafocaccia.com, il blog con le video ricette semplici per fare il pane, la pizza, la focaccia e anche qualche dolce in casa. Oggi vi faccio vedere come si fa a fare la focaccia autentica genovese morbida cotta nel forno duettino di Alfa Living. Vediamo come si fa. Il forno duettino di Alfa Living è un forno flessibilissimo perché avete due camere per cuocere, quella di sotto con la legna per fare la pizza a 350-400 gradi e quella di sopra invece isolata dalla legna viva ma che prende il calore di sotto vi permette di cuocere focacce, pizze, torte e pietanze. Iniziamo con l'acqua a temperatura ambiente d'estate, magari a 25 gradi, 20-25 gradi d'inverno. Aggiungiamo il lievito, io uso quello secco, se usate quello fresco bisogna usarne tre volte di più. Aggiungiamo il malto o lo zucchero, l'olio extravergine di oliva e metà della farina. Per questa ricetta utilizzerò la farina professionale etichetta gialla del Mulino Boggetto che trovate in vendita sul mio blog. È una farina con 13% di proteine, piuttosto robusta, perfetta per questa ricetta. E iniziamo a impastare. Quando la farina è assorbita, aggiungiamo il sale. Adesso aggiungiamo poco alla volta la farina rimanente, così incorporiamo bene l'ossigeno nell'impasto. Quando la pasta è bella incordata e si stacca bene dai bordi, l'impasto è pronto. Spolverizziamo il tavolo di lavoro e tiriamo sull'impasto. Facciamo su l'impasto così con le mani, spolverizziamo bene sotto e sopra l'impasto, copriamo bene in modo che non faccia la crosta, questo è molto importante, e poi con un panno per tenerlo al caldo e lo lasciamo lievitare. Tagliamo la pasta in base alla dimensione della vostra teglia, trovate il foglio di calcolo per calcolare quanta pasta ci vuole a seconda della dimensione sul mio blog vivalafocaccia.com. Adesso per rinforzare la pasta gli date una schiacciata così, la piegate in due, gli date un'altra schiacciata e poi cercate di tenere una forma più o meno rettangolare che vi aiuterà poi più tardi quando la mettete sulla teglia a stenderla bene. Adesso una spolverata di farina, una spolverata anche sopra, copriamo bene in modo che non faccia la crosta e lasciamo lievitare nuovamente. Olliamo per bene le nostre teglie, io per una teglia che è 25x40 circa metto 20 grammi di olio. Vi consiglio vivamente di usare teglie antiaderenti. Dopo la seconda lievitazione i nostri panetti sono aumentati di volume. In questa ricetta, a differenza dell'altra mia che vi ho presentato in passato, invece di stirarla con le mani si stira col mattarello. Ecco così, uniformemente, abbastanza velocemente, stendiamo la nostra focaccia. Dopodiché la depositiamo sulla teglia senza stropicciarla. Eccoli, precisa. Non ha importanza che arrivi fino ai bordi, per cui lievitando riempie automaticamente. Quindi cospargete la superficie abbondantemente di sale. Io ce ne metto più o meno 5 grammi su una teglia sempre 25x40. Il sale farà sì che non si formi una crosta sulla superficie durante la lievitazione. E lasciamo lievitare ancora una volta. Io specialmente d'inverno metto i miei impasti a lievitare nel forno spento con la luce accesa che tiene una bella temperatura di più o meno 30 gradi e con un pentolino di acqua bollente dentro per aumentare l'umidità. Questo mi funge un po' da cella di lievitazione.
giusto. Con la lievitazione la pasta dovrebbe avere coperto tutta la teglia, se non la coperta la spingete leggermente senza schiacciare troppo, così. Dopodiché mettete l'acqua, questa farà in modo che poi i buchi rimangano belli bianchi, e l'olio extravergine d'oliva. Adesso cospargete bene l'acqua e l'olio e date i tradizionali buchi della focaccia genovese con i polpastrelli, così. Cercate di non far passare l'acqua sotto, altrimenti vi si attacca alla teglia. Se si attacca, la prossima volta magari mettete più olio sotto. A seconda della dimensione dei polpastrelli e del vostro stile, questa diventerà la vostra firma sulla vostra focaccia genovese. Per preparare le cipolle le tagliamo a fettini sottili, così. Le mettiamo in una ciotola con un goccio d'olio e un pizzico di sale. Le mettiamo bene così. Alcuni le soffriggono leggermente in padella. Io d'inverno le faccio passare per 30 secondi nel microonde per scaldarle leggermente, altrimenti mi rovinano la lievitazione. Mettiamo le cipolle sulla focaccia. Questa è veramente una leccornia genovese, la focaccia con le cipolle. Non vi consiglio di fare metà con la cipolla e metà senza, perché quella con la cipolla impiega di più a cuocere. Qui potete sbizzarrirvi col condimento, io ne faccio una con le olive, potete farla con i pomodorini e con altri condimenti a piacere. Io faccio le righe precise non solo perché sono un ingegnere, ma anche perché così poi quando la tagliate a fette non tagliate l'oliva a metà. Ed ecco le nostre focacce genovesi pronte per l'ultima lievitazione. Un'oretta prima di cuocere la focaccia accendiamo il forno con della carta e della legna piccola, poi aggiungiamo due pezzi di legna grossa e lo portiamo in temperatura. Lasciamo la porta socchiusa in modo che entri l'ossigeno. 250 di sotto e 220 di sopra, siamo pronti a infornare. Raggiunta la temperatura desiderata, inforniamo. Se volete potete mettere un pentolino di acqua bollente dentro la camera superiore per aumentare l'umidità durante i primi 5 minuti di cottura. Adesso potete regolare la temperatura della camera superiore facendo entrare più o meno ossigeno nella camera inferiore. Ecco la nostra focaccia genovese cotta nel forno duettino. Guardate che cottura spettacolare, uniforme, sono contentissimo. Inforniamo quella con la cipolla. Ecco qui la nostra focaccia con le cipolle è venuta ancora meglio di quella normale, perché l'ho cotta col forno leggermente più alto. Uno spettacolo. Con questa ricetta con le farine più forti ottenete una focaccia genovese friabile sopra ma morbida sotto. Se volete invece una focaccia più croccante potete usare l'altra ricetta della focaccia genovese che trovate sul mio blog vivalafocaccia.com. Questi buchini qua dove abbiamo messo l'acqua sono di un gustoso. Che spettacolo! Ed ecco la nostra stupenda focaccia genovese morbida fatta in casa e cotta nel forno duettino di Alfa Living. E noi ci vediamo per la prossima video ricetta sul mio blog vivalafocaccia.com. Ciao!